quest'anno ancora di più ha importanza il senso di appartenenza a una comunità, il senso di appartenenza al nostro paese, i valori della nostra Costituzione, che sono quelli che appunto vengono valorizzati con la concessione dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, soprattutto il valore della solidarietà inteso in senso ampio, andare oltre quelli che sono i limiti dei propri diritti e propri doveri, cercare di fare quello sforzo ulteriore sulla base del quale una comunità cresce. L'impegno su più fronti, nell'ambito istituzionale, quindi nell'ambito l'impegno da parte di chi, ricoprendo un ruolo istituzionale, mette al servizio della comunità anche oltre quelli che sono i propri doveri, e l'impegno di chi nel mondo del volontariato o nell'ambito del mondo sanitario, in una fase delicata come questa, si è messa a disposizione con uno sforzo incredibile di tutta la comunità. È un messaggio forte che vogliamo dare sia nel valorizzare, nel riconoscere l'impegno di alcuni, ma al tempo stesso nel sottolineare l'importanza di questo senso di appartenenza comune e soprattutto di valorizzazione dei valori della nostra Costituzione. I controlli saranno qui a Pescara sono stati sempre costanti e, come ben sapete, prestanti. Abbiamo tenuto la situazione sotto controllo, continueremo in questa direzione con rigore, con grande rigore, ma anche con equilibrio. Quindi ci sarà la massima attenzione. Voglio anche ringraziare tutte le forze dell'ordine, tutti i cittadini e tutti i commercianti per l'impegno che stanno mettendo appunto sulla base di quei valori che dicevo poc'anzi che ci sono nella nostra Costituzione.